Ciao a tutti cari amici dal vostro Andrea Matematico, eccoci qui con un nuovo esercizio per la serie Numeri Naturali. Esercizi molto semplici, espressioni molto semplici, di solito si fanno fra la quinta elementare, la prima media, insomma forse anche in seconda media, diciamo comunque veramente a livelli elementari e di solito in ambito delle superiori vengono un attimino ripresi. Qui abbiamo un'espressione veramente molto molto semplice, 2 elevato alla settima diviso 2 elevato alla terza, meno 2 elevato alla seconda. Abbiamo un'espressione, chiaramente qui compaiono diverse operazioni, ad esempio come vedete qui abbiamo un 2 alla settima che è una potenza, 2 alla terza che è un'altra potenza e 2 alla seconda che è un'altra potenza. Queste operazioni sono separate da elementi separatori. Questi elementi ad esempio troviamo un diviso, quindi un'operazione di divisione, e qui troviamo un'operazione di differenza. Ricordiamo che in matematica quando ci troviamo di fronte a diverse operazioni, prima dobbiamo risolvere le potenze, eventualmente applicando anche le proprietà di queste potenze. Finite le potenze, abbiamo le operazioni di moltiplicazione e di divisione. Attenzione che moltiplicazione e divisione non è che si risolvono prima le moltiplicazioni e poi le divisioni, si risolvono esattamente nell'ordine con cui sono presentate. Perché le divisioni in realtà sono delle moltiplicazioni. Ed infine abbiamo le operazioni di somme e differenze. Quindi qui capiamo già che non possiamo risolvere a prescindere. Quindi prima dovremo fare 2 elevato alla settima, poi dovremo fare 2 alla terza, poi dovremo fare la divisione e poi alla fine sottrarre il 2 alla seconda. Attenzione che però quando trattiamo di potenze ci sono delle proprietà. Cioè, se ad esempio qui anziché il diviso ci fosse un per, se avessimo ad esempio 2 alla settima per 2 alla terza, avremmo una moltiplicazione di potenze con la stessa base. Quindi dovremo andare a riportare la base e andare a fare la somma degli esponenti. Quindi fare 7 più 3, che sarebbe un 2 elevato alla decima. In questo caso però c'è una divisione di potenze ed essendoci una divisione di potenze, quindi 2 alla settima diviso 2 alla terza, dobbiamo andare a riportare la base andando a fare la sottrazione degli esponenti. Quindi dovremo fare all'esponente 7 meno 3. 7 meno 3 ovviamente fa 4. Quindi qui è come avere un 2 elevato alla quarta meno 2 elevato alla seconda. Attenzione che un errore molto comune, perlomeno con chi è alle prime armi con le potenze, è proprio di fare questo ragionamento. Cioè, abbiamo 2 alla quarta meno 2 alla seconda? Allora facciamo 2 alla 4 meno 2, che è uguale a 2 alla seconda, e siccome 2 alla seconda poi fa 4, il risultato è 4. Attenzione che questo ragionamento è completamente sbagliato, quindi ve lo segno qui, ve lo cerchio qui questo ragionamento e ve lo segnerò con una x. Attenzione perché qui dentro c'è una differenza di potenze. Quando abbiamo una differenza non possiamo applicare le proprietà delle potenze. Quindi cosa dobbiamo fare in questo caso? Quindi dobbiamo risolverci il 2 alla quarta. Attenzione che 2 alla quarta non fa 8. 2 per 4 dà come risultato 8. Spero che si veda, anzi ve lo metto qua, 2 per 4 fa 8. Ma 2 elevato alla quarta non è 2 per 4. 2 elevato alla quarta è 2 che moltiplica 2, che moltiplica 2, che moltiplica 2. Quindi se facciamo 2 per 2 otteniamo 4. 4 che moltiplica 2. Otteniamo 8 e poi il doppio di 8, perché dobbiamo fare ancora tutto per 2, fa 16. Quindi quando facciamo 2 elevato alla quarta, il risultato, ve lo metto qua, è uguale a 16 meno 2 elevato alla seconda. Qui 2 alla seconda, in pratica, vediamo se trovo il colore giusto, in pratica con 2 alla seconda ci fermiamo qui. Perché 2 alla seconda dobbiamo fare una moltiplicazione dove il 2, cioè dove il fattore 2 si ripete due volte. È vero, in questo caso 2 per 2 coincide a fare 2 più 2, quindi che coincide anche a fare 2 alla seconda, però è solo un caso. Ed è forse l'unico caso, uno dei pochi casi che si verifica in tutta la matematica. 2 più 2 uguale a 2 alla seconda, che è uguale a 2 per 2.
Vabbè, in questo caso quindi fa 4, e quindi se facciamo 16 meno 4, ovviamente troviamo come risultato 12, che è anche il valore della nostra espressione. Grazie a tutti cari amici, mi raccomando continuate a seguire YouTube, e se volete ristrutturare, perché state preparando il vostro esame di matematica, tutta la conoscenza matematica dalla A alla Z, quindi dai primi argomenti fino a quelli superiori, andate sul sito www.andrealmatematico.it. Ve lo lascerò scritto in descrizione sotto il video, quindi andate a leggerlo, perché lì trovate tanti corsi di matematica. Se state facendo la facoltà di economia, oltre ai corsi di matematica ci sono quelli di matematica finanziaria, di statistica e di finanza. Quindi continuate a seguire YouTube con i nostri mini video, ma soprattutto se volete preparare al meglio matematica scoprite i videocorsi. Ciao a tutti!